Salve gente! Vabbè, hanno fatto l'intro con il nuovo film dei Pirati dei Caraibi. Stiamo a fare una passeggiata, ciao! Stiamo a fare una passeggiata per andare verso il monumento insieme a Zeo. Oh, niente, non stai cambiando, sta lì. Allora, volevo dire a tutti quanti che praticamente, vabbè, questo è il video del primo video, speriamo non solo questo di questa settimana. Sto a fare una passeggiata per Castello, ai Vigilantes. E praticamente, niente, volevo dirvi che non è qui che dovete votare per... Non è qui nel senso di questo video qui che dovete votare per il nuovo gruppo dei Ghost Hunting, ma il video precedente. Ma mi viene da ridere perché tanta gente, per carità, tanti serie, tutto quanto, tanti la buttano un po' prima in serio, poi in coglioneria, non ci si capisce mai un c***o. Qui mi tocca metterci beep, esci con le leggi nuove di YouTube sulle parolacce, bisogna metterci beep. E praticamente niente, tanti uomini ad amministrare, però Geo non tira, ha visto il cazzo, se lo vuole ingruppare. C'è un sacco di furgo perché oggi è lunedì e praticamente c'è stato il mercato su a Castello, su al centro. Guarda un po', è bello il monumento, mamma mia, c'è uno smog, è una cosa impressionante. Monumento nazionale delle Marche, fammi attraversare questa Sassafora. Leo, buono. Questa è la cancellata degli allori. Vedi che c'ha le foglie di color oro. Quindi è la mia, è la cancellata della famiglia mia. La scalinata. E questa, mamma mia, quante volte la facevo quando ero in allenamento per giuda. Ho fatto le buche. Vediamo che pian bucco ci d'ombra, va. Dove ero rimasto? Alla gente che scrive nuovi nomi sul video, quello per il voto del nuovo gruppo dei Ghost Hunting. Io vi ringrazio, però effettivamente i nomi è già stati scelti, a meno che non ne viene uno talmente bello all'improvviso che si cambia subito via. Dicevo, per Adam Mistraim, che è gli ultimi messaggi che c'è stati erano per lui, capito Adam? Se vuole nel nuovo gruppo dei Ghost Hunting, quindi questo messaggio è per te. Lo so che stai appeso da un po' distante, però speriamo che qualche volta ci possa essere. Allora,
stava a vedere chi dentro la fontanella e praticamente non c'è più un l'altra volta, adesso ce n'è rimasto uno, un pesce rosso e quell'altro che pesce è, sto attento zero, guarda il pa che ci hanno buttato, c'è un pesce rosso e quell'altro che cacchio è, una scardola e due carassi. Non beve s'acqua, eh? Dopo te la faccio bere lassù. Guarda che roba. Non c'è più un pesce. Ce ne sono tanti. Zeo, te le mangi dei pesci. Ma... capito Adam? Mi raccomando. Ogni tanto, quando puoi, puoi far parte. Cioè puoi. Vieni a far parte del nuovo gruppo dei ghost hunting. Allora, oh cacchio, qui c'è due pesci, oh porca, sono un altro qui dentro. Questa è quell'altra fontana, quella donnina, la statua, e vedo che sotto c'è 1, 2, 3, 4. Ah, l'hanno spostati di qua, l'hanno spostati un po' di qua, però qui l'acqua non è, non è scorre, non scorre, quindi penso che si scalla parecchio. Sa che non ci stanno tanto bene qui dentro. Guarda il zozzo. Oh. Ma vabbè. Comunque, volevo dire una roba a Pasquale e Federico, che praticamente è andati al, andati a fare un giro in castello, che c'è pure un video su Facebook credo, e gli avevo detto grazie per avermi invitato, e praticamente era una presa, cioè una presa per culo nel senso. Ho preso per culo nel senso che non sono stato, non mi ci hanno chiamato, ma non è per questo che io ce l'ho con loro. Vi chiedo per favore di farla finita dei suoi messaggi, dimmi che tu fai come Matteo, che magari uno se la pia, nel senso, siamo amici anche fuori dal gruppo degli Italian Ghost Hunter, quindi è normale che se a me, se sappiamo che tutti quanti ci piace andare a fare giri in questi posti, è stato solo per dire oh, perché comunque se, diciamo che vi siete spiegati, però fa come Matteo non c'ha senso, non capisco se è questo, perché siccome che diverse volte che dite sta cosa mi ha un po' rotto i coglioni e ve lo dico qui davanti a tutti senza nessun tipo di problema, non ce l'ho assolutamente con voi. Naturalmente che adesso andrete in te quell'altro castello, io non ci sarò, ve lo dico subito, perché non lo so, sembra cadello dovete fa, perché vi ho detto grazie dell'invito, quindi state perde, fate quello che dovete da fa e fine del problema. Poi niente, novità è stamattina a mezzogiorno e mezzo, per carità, non è presto. Oggi ancora non abbiamo cominciato il lavoro e spero che oggi pomeriggio si affatica,
E intanto stamattina famo stui. Dammi una svapata, va. Dove è la strada? Eccola qua. Questa è la strada che abbiamo fatto la prima volta quando io e Matteo siamo andati a fare il video del metal detector che ci ha acchiappato la polizia che ci voleva sparare. Praticamente se va giù qui fino laggiù è successo più o meno a metà il problema che parlarmi un po' forte, quello che è, la gente si è spaurata, ha chiamato i sbirri. Oddio, oh, sul video ha fatto quasi 100.000 views, 85, 86, mi ricordo. Bello, no. Già ti dirò, qui dentro si sente molto meno lo smog, la puzza di smog. Poi qua troveremo la terza fontana che sembra che sia stata messa a posto. No, non ci credo. L'hanno sistemata? Che cacchio è? Che cacchio ci hanno messo qua? Ma che porcata hanno fatto? No! Ma che... Ma cos'è sto robo? Guarda le larve delle zanzare, quante ce n'è! Va, 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 come si muove? Buona miseria! E metteteci giù due pesci, no? E se li magna. Ma guarda che storia! Praticamente hanno messo un coso di ferro rugginito. Adesso guardiamo da rugginito con l'Italia spezzata in tutte le regioni. Ma che senso c'è? Non so. Ma che bip di senso c'ha? Ma guarda che storia. È un casco Trento, eh? No, no, no. Porca miseria. Volevo pugiare. Si vede che c'è i ferri impiantati per terra. Non gliela fa. Guarda, guarda. Ti larve le zanzare. Oh. Vedi che fa tipo serpentello. Guarda, guarda. Guarda quanto è pieno. Cioè, questo qui praticamente è una coltivazione di zanzare, una specie di cagata. Ma dai, non c'è segreto. Forse so il primo a averlo ripreso, aver ripreso il nuovo pugno in tunocchio che Castello ha messo del monumento stavolta. Non c'è segreto, però così. Forse sul primo. Ale. Che schifo. Che cagata. Oh. Se può credere. Zeo, te ci credi?
Ma te che cacchio te ne frega? Te ci siete? Andate te porta B. Ho cambiato il tank, è sempre un WTF-8 mi sembra, il nome, mi ricordo, però è nero. E poi sono riuscito pure, con un po' di pezzi che ho comprato al negozio del svapo, a sistemare quell'altro. E quando ci avrò soldi e tempo mi compro una parte elettronica nuova, perché per comprare questo sistema l'altro tank ho venduto la base, quella grossa, a un amico mio che si chiama Alessandro e niente, premesso alla metà di quello che l'ho pagato, in più le batterie e il caricatore a patto. Non so se ve lo ricordate, quella base grossa con quattro batterie che gli dicevo il carro armato, era effettivamente in carro armato. Mi sta pizzicando tutto, mi sta mangiando le zanzare, mamma mia. Abbiamo la nuova coltivazione di zanzare. Vabbè. Ed è qua. Poi no, stavo a dire, era, vabbè, sigarette elettroniche l'ho detto, Pasquale Federico l'ho detto, di Adam Misraim l'ho detto. Penso che adesso stiamo lavorando con Davide e chiunque voglia partecipare basta che me lo dice tramite email allori.luca.adventures@gmail.com e niente, stiamo cercando e fa il logo, che devo dire siamo a buon punto. Ancora l'indecisione che c'è, perché più o meno siete a paro tra quelli che scegliene Demon Hunters del nuovo gruppo e Afterlife Investigators, quindi penso che fine di sta settimana, quindi sbrigate, votate se volete per il nuovo nome del gruppo dei Costanti. Buongiorno. E niente, non mi fa belca, volevo dedicare il prossimo viaggio del drone, lo farò qui dentro, vedi che bello spiazzo che c'è, metto il drone lì in mezzo e magari lo mando vicino al monumento, che è una figata, quando non c'è tanta gente, no, magari rompe qualcuno. Oh, è bello, che bello spiazzo. Sicuramente c'è il rischio che comunque te va a finire sopra le piante. Però il custode del monumento lo conosco, glielo dico se mi ce va a finire. E niente, e guarda, c'ho il drone così così, c'è allora le scale per andare su per le piante. E poi andare a vedere il monumento da vicino col drone lassù da cima, non credo che ci sia andato mai in giù. Quindi mi sa che è una figata.
Salve. Salve. Zero. Va. Vedete, va che do una pulita qui sopra. Beh, non scarica più bene. Chiudurina, adesso è stata un'altra cannella, no, non c'è. Vabbè. Scusate, l'accesso a te. Tra un po' qua si riempie, tanto oggi chiudo il 4 giugno, chiuderia nel finire le scuole all'8, se non mi sbaglio. Beh, sempre bello il monumento, a parte quella cazzo di cosa rugginita che hanno messo laggiù. Destra. Bravo. Quello visto da vicino col drone, che prendi tutte le parti, non mi ricordo, mi pare che è in HD quello della fotocamera, la videocamera del drone. Però da sopra chi ce l'ha presa mai le rocce, magari c'è qualche simbolo templare, qualcosa nascosto che da qua giù non si vede, a meno che uno non pia un binocolo e lo seziona tutto. Invece col drone, capito, gli giri intorno, sicuramente qualche cosa ci dovrebbe essere. Qua il bar che è chiuso, e tanto penso finché non c'è la gente che finisce le scuole sarebbe da soldi ne fa poco. Il chiosco, vedi, caffè, cappuccino, estate, mamma mia che schifo. Aperitivi, amari, digestivi, gelati. Tutto chiuso. Ok, quando andavo in giro con Pokémon Go della statua c'era una scuola di Pokémon che dovevi affrontare. Ma che bacche! Non credo che sia commestibile. Destra, così visto, va a destra. Facciamo il giro dell'uva. Queste sono le scale con la cancellata che vedemmo da laggiù, le vedemmo all'incontrario. Un giorno ci infrascamo tra i boschi.
hanno spaccato un faretto, tutti l'hanno spaccato, poi se non hanno tirato giù. Questo è buono, quello è buono, una metà l'hanno spaccato. Ah, il sudore mi deve asciugare. Ti stracco? Ah, non te l'ho fatto, 2 chilometri, forse 3. Ah, signori, per le novità di questa settimana, finora è tutto qui e niente, adesso andiamo verso casa, voglio, però dopo vi stufate a vedere il video, quindi anche per oggi ho dato il pan tra i denti, statemi bene. Pulliciate, un bel like, iscrivetevi al canale che non fa mai male per una persona che comunque fa video, che magari per far passare quel quarto d'ora fa vedere risata di due cazzate insieme ad altri. E una cosa importantissima prima di chiudere, praticamente c'è un ragazzo di Castello che si chiama Siculo Winox, non mi ricordo, Winox si scrive, che praticamente fa il cantante, è molto bravo, quindi se vi va di ascoltarlo, di vederlo, di sentirlo, di iscrivervi al suo canale, è un amico, ci conosciamo da quando era fiolo, quindi ormai se non è 20 anni poco ci manca, è lui, il fratello, quindi lui mi segue tutto quanto, non mi ha chiesto niente assolutamente, però mi piacerebbe che lui sentire. Poi magari se non vi piace, ciao, però è molto bravo, devo essere sincero, è veramente molto bravo, Winox, e niente, Stefano, se mi sono sbagliato a dire il nome, magari dimmelo, me lo scrivi qui sotto, che lo scriviamo bene nel video, c'è un messaggio del video. Con questo è tutto, vi do un tel saluto con l'obbrobrio rugginito nuovo che ho dietro le spalle e ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.